c'è un'agricoltura in forte cambiamento, imprese agricole nuove e fortemente innovative che si propongono con sistemi di processo di prodotto fortemente innovativi al mercato e colgono nelle fasce più sensibili del mercato opportunità per migliorare i propri conti economici. E allora c'è una sensibilità molto forte nel riuscire a conseguire una sostenibilità di sistema che non sia soltanto magari nella conversione della produzione orientandola verso coltivazioni di tipo biologico, ma anche una sostenibilità aziendale di sistema. Io facevo un esempio che può sembrare banale: è inutile, non è sufficiente esentare la produzione dalla chimica quando poi si utilizzano mezzi e motori a scoppio obsoleti che magari sparano ossido di carbonio sui prodotti che si vanno poi a mettere sul mercato, no? E allora in questo senso c'è una percezione che cambia e una volontà da parte dei imprenditori, soprattutto quelli più giovani, di rendere anche la mobilità interna all'azienda sostenibile, utilizzando tecnologie alternative, motori elettrici, ma si affacciano sul mercato i motori a idrogeno, la possibilità del biometano, insomma tutto un universo che si sta modificando e sul quale le imprese devono trovarsi pronte. Comunque l'agricoltura da questo punto di vista ha già fatto passi notevoli negli scorsi anni, quando i sistemi agricoli hanno avuto accesso anche in maniera privilegiata al sistema del conto energia del fotovoltaico, per esempio, o anche ai sistemi di incentivazione di produzione di energia alternativa. La nuova sfida è sulla nuova programmazione, dove il tema della sostenibilità, ma anche della qualità, il tema della competitività, ma anche della sostenibilità e della qualità della crescita. E allora in questo senso ci sono delle incentivazioni sull'utilizzo di tecnologie innovative e per esempio la sostituzione di macchine agricole obsolete con macchine non di nuova generazione rispetto a quelle precedenti, ma fortemente innovative e sostenibili, può essere un'opportunità da cogliere decisamente. E dicevo, molto spesso oggi le imprese agricole, soprattutto quelle appoderate, sono già provviste di sistemi di produzione di energia alternativa, per esempio sono magari sia in autoconsumo ma anche addirittura come officine elettriche, per esempio il fotovoltaico si è molto diffuso sugli agriturismi, sui frantoi, sulle cantine vinicole, quindi sono già pronte anche ad essere punti nodali di una rete di mobilità sostenibile che deve permeare l'intero territorio, non fermarsi soltanto alle città.